ci tenevo a ringraziare e a salutare un cineasta prezioso e raro come Yuli Kwai, che insomma è davvero una rarità per il suo sguardo, per come attraversa i generi, per un vero cineasta di frontiera, un cineasta del futuro, insomma. Il mio sogno è averlo come direttore della fotografia in uno dei miei film, sto cercando di convincerlo, chissà se sarà disposto a farlo. State per vedere uno dei suoi film, secondo me, più belli, Plastic City, mi verrebbe da dire un film di fantascienza, anche se appunto quando si parla di Yuli Kwai tutti i generi vengono adoperati in un modo così personale e così appunto trasversale da essere ridiscussi e reinventati. Nulla, godetevi l'incontro con questo maestro del cinema che viene da Hong Kong ma che è cittadino del mondo. Mi sembra che vi sia piaciuta anche La luce di Torino, chissà se vi suggerisce qualcosa. È davvero, mi unisco all'affetto dei tuoi spettatori con un mio personale applauso. E do la parola al direttore di onde. Direttore, sono il direttore. Massimo Causo. Grazie Paolo. Ciao Yuli. Ciao. Buona visione, buona visione. Bene, così autorevolmente introdotti al direttore del festival, non possiamo che lasciare la parola a Yuli Kwai per una introduzione di Plastic City, che è appunto l'ultimo film che sinora ha realizzato nel concorso a Venezia. Come vedrete è un film che spinge molto in avanti le sue tematiche, i suoi orizzonti, perché si proietta in una dimensione globale e globalizzante, sia in senso economico che in senso, diciamo, visivo e culturale. Ed è anche un film che ha una sua, come dire, natura, vorrei dire quasi prometeica rispetto all'uso del digitale, perché Yuli Kwai è uno dei direttori della fotografia, e in questo caso il regista, che ha spinto più in avanti, no, proprio il confine nel passaggio tra analogico e digitale, anche proprio in senso fotografico. Questo film ne è una straordinaria testimonianza. Ricordo quando lo vedemmo in concorso a Venezia, fummo folgorati proprio da questo senso di modernità che si agganciava poi a una dimensione anche molto atavica, perché vedete nel film c'è una dimensione spirituale, atavica, culturale, molto profonda. Per cui siamo molto orgogliosi di poter mostrare di nuovo in pellicola, tra l'altro, questo film, e lascio la parola davvero a Yuli Kwai. Grazie. Welcome everybody to the screening. And Plastic City is my first movie made in foreign language, in Brazilian and Chinese. And I go to Brazil for the post-production of my previous film, All Tomorrow's Party, and by accident I discovered this city called São Paulo. And I found this city is very charming, it's very multicultural, and I found a story about this Asian gangster surviving, trying to make their life in Brazil, which I find very touching. So I started to write the story. Benvenuti alla proiezione di questo film, che è Plastic City, che è il primo film che io ho girato in una lingua straniera, in una città straniera. Il film è parlato in portoghese e in cinese. Sono stato in Brasile per la post-produzione del mio film precedente, e in questo paese ho scoperto una città, San Paolo, che ho trovato estremamente affascinante, soprattutto per il suo aspetto di multiculturalità.
Lì ho scoperto la storia di un gangster asiatico che ha cercato di rifarsi una vita a Sao Paolo, e ho cominciato a scrivere la storia di quest'uomo. And as Massimo introduced, the film is made in digital media. Back in the 2008, we only have this HD format, that means the old Sony HD format, which is comparing to today's technology is quite, it has a lot of limitations. And but I still don't regret to do it on digital, because I think digital has its own aesthetic and has its own possibility. And in this film, Plastic City, I try to integrate different kind of movie genre, like film noir, like science fiction, like gangster movie. So there's a kind of mixture. Somehow it's successful, somehow it's not successful. But it was a, my intention to try my best to work on the digital media. Come Massimo ci ha detto prima, è un film che è stato girato in digitale. Nel 2008 io ho utilizzato ancora il formato HD, il vecchio formato Sony HD, che confrontato alle possibilità che offre oggi la tecnologia presenta una serie di limiti. Però questo digitale secondo me ha comunque una sua estetica e delle possibilità che possono essere sfruttate in vari modi. Plastic City è un film che effettivamente è un miscuglio di generi. Il tentativo è quello di riuscire a integrarli dal noir alla fantascienza al gangster movie, e io ho deciso di cimentarmi con questo tentativo di mescolanza fra i generi con vari gradi di successo più o meno riuscito, perché la mia ambizione è comunque quella di cercare di sperimentare in questo modo con il digitale. I hope you will enjoy the movie and hope to see you later. Thank you a lot.